Ed eccoci con un nuovo video, e questo qui sarà tipo, diciamo, un piccolo haul sugli ultimi acquisti del periodo. Ho fatto diversi acquisti, avevo detto che non avrei speso più niente, però vabbè, sono state comunque spese piccoline, però ho preso diverse cose. E innanzitutto vi lascio qui il link del mio, diciamo, primo ordine di Bottega Verde, perché insomma anche questo è un acquisto del periodo. Allora partiamo subito e partiamo con non un acquisto, bensì un regalo. Voglio farvi vedere dei piccoli pensierini che mi ha mandato 91 Martinas, quindi Martina, alla quale mando un bacione grandissimo e è una persona splendida e sono contenta insomma che comunque YouTube, oltre a, sì, a condividere con voi le mie esperienze di make-up, di acquisti, dà comunque la possibilità anche di conoscere davvero delle belle persone. Quindi le mando un bacione enorme, la ringrazio per i pensierini che mi ha mandato e vi faccio vedere. Mi ha mandato questa qui che è la crema contorno occhi dell'Isere, perché c'è una storia dietro, nel senso che io, questa marca qui si trova a Lidl, io purtroppo nella mia zona, cioè, a Roma ci sono i Lidl, però non mi sono vicini, quindi mi è difficile a me, diciamo, procurarmi questo contorno occhi. Visto che stavo cercando un contorno occhi idratante, ma comunque economico, me l'ha voluto regalare lei. Poi mi ha regalato un lip gloss della Marble Mania e me l'ha regalato appunto color nude, perché aveva visto che nel video haul vi ho fatto vedere che l'avevo preso color malva e poi azzeccatissimo perché io adoro i nude. E poi un altro pensierino molto carino è stato questo braccialetto qui con delle rose fatte appunto in fimo, che è un bracciale che mi ha fatto appunto realizzare. Quindi tesoro, ti ringrazio tantissimo e ti mando un bacione enorme. Poi, 2 settimane fa sono andata a passare il weekend nella mia casa in Toscana e lì in zona c'è un OVS con all'interno appunto che vende appunto Essence e ho voluto farti un salto perché qui a Roma difficilmente riesco a trovare diciamo le nuove collezioni. Infatti sono riuscita a trovare due prodotti, uno della Hugs and Kisses e l'altro del, diciamo, il Mago di Oz, e sono appunto due blush, eccoli qui. Allora, il primo è questo qua, appunto della Hugs and Kisses, ed è questo con la scritta Love. Vi faccio vedere il colore, questo qui è appunto il rosino, diciamo che esce fuori dal mescolare tutti i prodotti insieme, e questo qui l'ho pagato 2,99 euro se non ricordo male. E poi ho preso questo qui che è un blush in crema ed è il mio primo blush in crema perché non ho mai avuto uno, all'erogatore così a pompetta, e vi faccio uno swatch. Ne scelgo un quintale. Vabbè, questo qui è il colore, che poi steso, diciamo, può essere più o meno diffuso, comunque diciamo un aranciato, un color corallo. Ok, pulisco un attimo. Poi sono passata da Bottega Verde così una volta con una mia amica e ho visto praticamente in offerta i lip gloss e ho preso questo qui che è appunto lip gloss con vitamina E, olio di jojoba ed estratto di aloe, ed è questo color diciamo nude però perlato su con riflessi rosati, si chiama appunto riflesso perla. Questo qua è il colore. Vi faccio anche di questo un piccolo swatch. Allora, questo qui è un gloss che tengo nella borsa dell'università da applicare appunto la mattina quando esco per l'università. È molto molto naturale, devo dire non è questo gran gloss, però insomma l'ho pagato tipo 2,99 euro, da tenere tutti i giorni per metterlo appunto per andare all'università va più che bene. Poi sono passata da Risparmio Casa, ho fatto un giretto. Ho preso delle cosine che insomma mi servivano. Allora, ho preso queste salviette struccanti appunto dalla Risparmio Casa, le ho pagate 1,99 euro e sono 25 pezzi con aloe vera, bisabolo, sì, e vitamina E. Struccante viso e occhi, non le ho mai provate, se voi le avete già provate fatemi sapere, è la prima volta che le acquisto. Poi, sempre in tema di salviette, ho preso queste salviettine qui, che sono della Pomme
Mr. Clean, sono 10 salvette multiuso, versione diciamo compatta, pocket, e queste qui le ho pagate solamente 33 centesimi e le ho prese per metterle nella borsa della palestra, così insomma se dovesse servire di lavare insomma le mani, di rinfrescarsi un attimo, ho queste qui che occupano poco spazio. Poi, sempre in tema diciamo di salviette, ho preso queste diciamo veline, molto colorato il packaging, davvero carino, e sono appunto 150 pezzi. L'ho pagate 1 euro. Io solitamente pago 1 euro le confezioni da 70 pezzi, appunto da 70 veline. E quindi ho deciso subito di prenderlo appunto perché era più del doppio allo stesso prezzo. Poi, diciamo, vicino alla cassa ho trovato questo, diciamo, borsellino e ho deciso di prenderlo perché per inserirci all'interno l'iPod, appunto. Perché praticamente ho deciso di portare con me in treno anche l'iPod, non solo l'iPhone, perché comunque con questo iPhone non mi dura niente la batteria, quindi se mi metto anche a sentire la musica poi cioè, muore la batteria, quindi inserirò le canzoni appunto all'interno di questo dell'iPod, del mio vecchio iPod, e quindi lo terrò qua dentro per farlo stare un po' più sicuro. E legato a questo acquisto sono state appunto queste semplici cuffiette prese dal cinese ad 1 euro, insomma per sentirci la musica, perché mio fratello ha fatto sparire le cuffiette dell'iPod, quindi l'ho dovuta ricomprare. Poi altri acquisti sono stati dal negozio con la catena 99 centesimi 99 che vi nomino spesso. Allora, primo acquisto è stato il balsamo della Splendor, appunto al cocco, con il quale sapete mi trovo benissimo. Ho terminato quella all'olio di mandorle, insomma comunque alla mandorla, poi ne parliamo nei prodotti finiti, e mi piace molto, ammorbidisce i capelli e costa pochissimo perché appunto 300 ml di prodotto io lo pago 99 centesimi, quindi va benissimo come prodotto, è uno dei miei prodotti preferiti per capelli. Poi sempre a quel negozio ho comprato dei diciamo portatrucchi, portatutto. Allora, questo qui è un diciamo contenitore che si presentava appunto in legno grezzo, appunto legno più scuro e legno più chiaro. Io ho aggiunto questi decori qui sul verde perché lo devo mettere sul comodino nella mia camera. Essendo la mia camera, diciamo, sui toni del verde, ho deciso di inserire queste piccole decorazioni semplicissime fatte con appunto dei colori acrilici e lo utilizzerò, cioè lo utilizzo già sul comodino per mettere i prodotti che utilizzo prima di andare a dormire, magari il burro cacao, la crema mani, la crema piedi, una lima, insomma, di occorrenza per, diciamo, creare più ordine, perché sennò erano disposti così sul comodino e mi dava senso di disordine, quindi in questo modo sono, diciamo, più ordinati. E poi come ultimo portatutto, insomma, ho acquistato questo cestino qui perché, come già sapete, io adesso ho i miei trucchi nel bagno, diciamo, del piano di sotto. Però sto cercando di portare tutte le cose sul mio bagno, appunto, personale, nel mio bagno personale. Però nell'attesa praticamente mi sono dovuta arrangiare e sistemare al meglio le cose perché non c'entrano più. E ho comprato questo, diciamo, cestino per mettere dentro i prodotti labbra perché prima la maggior parte dei miei prodotti labbra li tenevo all'interno di un borsellino nella borsa, però cioè, stava scoppiando quel borsellino, quindi ho dovuto diciamo trovare un'alternativa. E ho preso questo cestino tipo in Vimini e come vedete ho messo dentro diciamo dei prodotti labbra e l'ho pagato anche questo in 99 centesimi. Questo negozio è molto carino per diciamo anche chi deve fare una postazione make-up perché ci sono tutte queste cose in legno grezzo per poi decorarle, fare tipo non so, decoupage, queste cose così. Quindi molto carino se uno deve sistemarsi le cosine. Allora, poi vi faccio vedere degli acquisti da Kiko. Sono passata appunto da Kiko, ho approfittato di alcune offerte, soprattutto sono entrata lì e ho approfittato dell'offerta dei mascara a 3,90 euro e ho voluto prendere, come vi ho fatto vedere già una foto appunto sulla pagina Facebook, vi lascio sempre il link qui sotto se insomma vi fa piacere seguitemi anche lì, e ho preso questo qui che è appunto il False Lashes Concentrate, il Building Mascara, no, Building Base Mascara. Questo qui è praticamente un mascara da mettere come base al mascara, diciamo, abituale, per avere delle ciglia più folte. Si presenta in questo modo. Questo è il packaging, è a specchio e il mascara all'interno è praticamente bianco.
Ora, ragazze, io l'ho provato questa mattina per la prima volta. Se qualcuna di voi ce l'ha, mi può far sapere come lo utilizza, perché c'è scritto appunto di lasciarlo seccare, insomma, di lasciarlo asciugare e poi di applicare sopra il nostro mascara abituale. Il problema è che una volta che io faccio seccare, diciamo, questo bianco, poi non si mette bene l'altro mascara perché appunto le ciglia sono indurite, sono secche. Quindi voi che fate? Lo fate seccare oppure dopo un po' sul bianco andate a mettere il vostro mascara? Fatemi sapere perché se è così non è che mi piace tantissimo. E poi ho approfittato di un altro, questo qui l'ho pagato appunto 3,90 euro, e ho approfittato di alcuni sconti che stavano facendo lì e ho preso questa matita occhi della Dashing Holidays, dovrebbe essere la numero 03, ed era solamente 2 euro, quindi insomma ho deciso di prenderla perché non ricordo quanto era il prezzo pieno, ma sicuramente molto più alto dei 2 euro, ed è questo color, diciamo, rosa, rosa antico. Ed è appunto una matita occhi di quelle lì, diciamo che appunto svitia, cioè diciamo, come si dice, automatiche. Vi faccio uno swatch. È questo bel colore. Insomma, non avevo una matita di questo colore, ho deciso di acquistarla per 2 euro, si poteva tranquillamente fare. E qui alla fine ha questa sorta, diciamo, di temperino per diciamo appuntare la mina. Ok, poi acquisti un po' random così. Vabbè, questi dischetti che mi hanno preso i miei al Conad, appunto dischetti maxi, erano in offerta, non so, mamma mi ha detto circa sugli 89 centesimi, boh, non ricordo. E sono appunto quelli grandi che sto utilizzando. E poi sempre al Conad mi hanno preso una delle mie schiume preferite, appunto per capelli, della L'Oreal, che vabbè, ne ho parlato e riparlato, sapete che le adoro. Poi ieri sono andata all'acqua e sapone e ho acquistato questa qui, che è appunto l'Apocalypse della Rimmel, e io l'ho presa nella tonalità Solstice. Ok, e vabbè, non ve la apro perché praticamente, invece di farmi l'uovo, ho detto di prendermi qualcosina da parte dei, diciamo, dei miei genitori per Pasqua. Un regalino è questo qua, quindi insomma lo lascio così. Poi un altro acquisto è stato appunto l'olio di mandorle dolci, che ho preso allo Shan per soli 1,45 euro per 100 ml di prodotto, scadenza 6 mesi dall'apertura, perché appunto voglio creare un struccante bifasico, oppure stavo pensando di struccarmi direttamente con questo. Sono andata a vedere l'INCI e praticamente è olio di mandorle puro. Quindi come unico ingrediente avete appunto l'olio di mandorle, quindi ragazzi è buonissimo. Pensate che quello dei provenzali sì, è più quantità, però alla fine sono 6 euro, mi sembra sta sui 6,50 euro, mentre questo qui, sempre olio puro, ad 1,45 euro, quindi l'ho preso subito. Poi, tornando dalla Toscana, ci siamo fermati in un outlet che si chiama Ponzano Soratte, che è appunto nei pressi di Roma. Ho accompagnato una mia amica all'interno del negozio di Benetton e ho voluto prendere anche io questa magliettina molto carina. È comunque un tessuto caldo, non è lana, comunque è caldo, e ho pensato di prenderlo appunto per sfruttarlo adesso che le giornate diventano un po' più caldine, ma insomma ancora il freschetto c'è. È fatto carino perché è tutto, diciamo, ripreso con dei drappi, delle cosine sul, diciamo, non è molto regolare. E come prezzi, allora, di listino era 19,99 euro, scontato outlet 13,99 euro, e infine in promozione a 5 euro, quindi per 5 euro ho deciso insomma di prendere anche questo maglioncino. Al volo vi faccio vedere degli acquisti che ho fatto sul sito per le ricostruzioni, diciamo, per dove prendo le cose per fare la ricostruzione in gel. E ho preso, vabbè, due colori che non posso farvi vedere perché sono ancora sigillati, che è il Heavy e il Imber. Vabbè, sono due colori. Questi barattolini costano pochissimo, tipo 1,99 euro, quindi insomma acquisto appunto da Bushman Nail Cosmetics, e su come si chiama, acquistiamo, diciamo, solitamente acquisto dal negozio eBay, che si chiama appunto Perfect Magic Nails, e diciamo mi sono trovata sempre benissimo. Poi ho preso questo pennellino qua per stendere il gel, e poi ho preso un set di, diciamo, di lime a grana differente, sono 5 pezzi, e poi un gel
sigillante ultra lucido. Allora ragazzi, questi sono stati i miei ultimi acquisti, come vedete un po' misti, un po' vari. Spero che il video insomma vi abbia tenuto un po' compagnia, magari se vi interessa qualcosa, ecco, vi ho pure mostrato qualche offerta che ho trovato in giro. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!